Cioè, la sera prima, se lui avesse detto, vabbè, ci sentiamoci domani, non avremmo potuto farlo perché lui, mattina successiva, fu colpito da questa quasi, possiamo dire, improvvisa morte. Non ci se lo aspettava, nonostante le sue difficoltà fisiche, condizioni, certo, non ottimali. Comunque, quando lui seppe di questo, si era subito messo a disposizione la sera prima, eccetera, eccetera. Ma non era che fosse così soltanto in questa occasione, soltanto con me. Cioè, lo era così con tutti. E poi operava sempre come se avesse in testa una biblioteca di tutte le scienze umane e tecniche. Non la biblioteca di un solo scaffale come quella di tutti gli attuali intellettuali, filosofi, sociologi, economisti, storici, costituzionalisti, giuristi, docenti, no? È un solo scaffale. Ad esempio, quelli che separano la proprietà dell'impresa dal profitto, come lo dotato. In forza della parzialità, cioè, come si fa a separare la proprietà dal profitto? Eppure passano per essere di sinistra, come Rodotà, in forza della parzializzazione delle cattedre, perché poi tutta questa separazione, separatezza, lo fanno anche in funzione dell'avere le cattedre, perché più separati sono i temi, più cattedre ci sono, e l'Italia è passata da 3.500 cattedre che erano le università italiane a 36. Che dispersione di tematiche non corrispondono agli insegnamenti quindi separata, arriva a separare proprietà, proprietà dell'impresa dal profitto come Rodotà in forza della parzializzazione delle cattedre e anche dalla separazione però sempre io prendo Rodotà come esempio, non è l'unico della separazione tra diritto civile e diritto commerciale, cioè dividendo la proprietà fondiaria di impresa in omissione del fatto che il capitale non è più soltanto quell'immobile, insomma il capitale non è più soltanto quello immobile, ma ormai è soprattutto capitale mobile, che si muove, azioni, movimenti bancari, eccetera, eccetera. E tutto questo però viene ignorato proprio da coloro che tutti in questi 30 anni hanno enfatizzato la globalizzazione, la cosiddetta mobilità dei capitali, eccetera, eccetera. Cioè non sanno che già Gramsci, ad esempio, ne parlava della mobilità della moneta, a Iosa, nei quaderni, senza che questo invalidasse agli occhi di Gramsci la teoria marxiana dello Stato e la teoria della prassi, come hanno invece ritenuto poi questi suddetti intellettuali di ogni specie che hanno detto adesso c'è la mobilità delle monete, quindi non vale più la lotta di classe, non vale più il marxismo, non vale più la politica, non vale più niente, vale solo il capitale. E Salvatore era capace di unire l'unitarietà propria della persona con l'unitarietà complessiva delle tematizzazioni delle questioni poste dalla vita e dall'esistenza degli uomini. Sicché contemporaneamente l'umana sensibilità e generosità si traduceva sia nella prassi che nella riflessione teorica, cioè erano aspetti inscindibili, ovvero in una vera lotta che per essere tale deve essere sia lotta politica, pratica che teorica, diventando quindi battaglia, sostenuta da ricerche, riflessioni teoriche, dibattiti culturali di massa, condotte da lui con noi nella scuola e verso l'ente locale, al quale ad esempio io con anche il suo sostegno, con la sua partecipazione, perché poi lui era presente nel territorio anche varese, ebbe modo di presentare una proposta di delibera, seguendo l'iter istituzionale, ma sostenuta anche da cortei di genitori e bambini, come lo sciopero del panino dei ragazzi durante l'intervallo, affinché l'ente locale arrivasse a riconoscere i bambini come soggetto di diritto. Non più oggetto di delibere e comportamenti che ignorando il bambino soggetto di diritto guardavano al bilancio. Perché nel codice civile, siccome si considera le persone esclusivamente dal punto di vista della proprietà, e il bambino non ha proprietà di niente,
quindi non è considerato una persona. E quindi c'è il problema di far riconoscere la persona e il diritto del bambino come soggetto di diritto in quanto persona, che nel codice civile, quindi anche nelle pratiche di separazione, di divorzio, eccetera, invece non viene riconosciuto come tale. Questo per fare un esempio, no? Come con Salvatore, partendo da una questione concreta, si è arrivati ad una teoria, pervenendo a identificare il bambino come un nuovo soggetto sociale generale, cioè un soggetto sociale generale più generale anche quello del movimento femminile, perché il movimento femminile è femminile, quindi è meno generale, perché il bambino invece non è soltanto una femmina o un maschio, ma è onnicomprensivo. Partendo appunto dalla realtà pratica, arrivando ad una definizione anche sul piano teorico, usando sempre la Costituzione e mettendo in mora il codice civile che considera i soggetti solo dal punto di vista della proprietà, secondo cui i bambini non sono persone di diritto perché non possiedono nessuna proprietà. Il bambino viceversa è diventato, abbiamo tenuto molte iniziative su questo argomento, è considerato il soggetto generale più debole di tutti, privo di qualsiasi potere. Al fin di questo, e per contrastare questo, coinvolgiamo allora tutti, compresi i rappresentanti dell'ONU, facendo valere anche nel campo delle separazioni genitoriali il diritto pubblico e costituzionale, trascurato da avvocati e giudici, che si riferivano esclusivamente al diritto civile familiare, senza interpretarlo alla luce dei principi costituzionali. Questo vale anche lo studio dell'attuale sindaco di Milano, che ho avuto a che fare anche col suo studio. Quindi il bisogno di far capire la necessità di evitare qualsiasi struttura riduzionista della figura e dell'opera di Salvatore d'Albergo, della sua personalità, che viceversa, proprio perché è eccessa in questo senso come persona umana, è destinata a lasciare, a mio avviso, una impronta indelebile, soprattutto per quel tipo di impegno caratterizzato dai suoi interventi continui nei dibattiti politico-culturali, compresi i continui e interrotti scambi con chi tra noi ha avuto la fortunata ventura di rapporti consuetudinari, chi più remoti o come noi dal 78 e chi dopo, ma comunque pluridecennali sempre. E in questo senso lui piegava anche la malattia al suo voler continuare ad agire ed intervenire con i suoi irrefutabili e inarrivabili contributi critici che, insomma, vogliamo dirlo, erano e sono assolutamente unici nel panorama politico e culturale. E anzi, voglio aggiungere, anche nel panorama morale di un paese, dove anche coloro che dovevano essere gli anticorpi di ogni ritorno alla premoderna concezione della proprietà di impresa come potere esclusivo, vale a dire un potere senza legge, un potere assoluto, qual è quello che diceva da ultimo anche nella fase fascista corporativa, cedono oggi e accedono a questo tipo di potere assoluto senza legge, cui la Costituzione dell'articolo 18 è un aspetto, è la cancellazione e l'affermazione di un potere dell'impresa senza legge, senza regola. Cedono oggi e accedono a questo risultato immoralmente e politicamente, di fatto arrivando ad un conservatorismo reazionario del potere d'impresa, interpretato e rappresentato e riassunto nel virulento estremismo ideologico proprio della tradizione italica, imperniata sull'esaltazione del regime del capo di governo. I suoi contributi erano tali da stagliarsi e svettare sopra tutti gli altri, che invece hanno reso la cultura italiana infatuata di enfasi retorica e affatto scientifica sulla cosiddetta globalizzazione, ancor più sulla cosiddetta modernizzazione.
Solo ora alcuni forse si rendono conto di quanto sia stato grave l'input da loro dato a tale cosiddetta modernizzazione e conseguente la deriva della democrazia. Alzi la mano chi di questi può dire, come invece può dire Salvatore d'Albergo, di non avere negli ultimi 30 anni mai congiurato contro la Costituzione, svilendo il loro ruolo a quello di manovali della cosiddetta ingegneria istituzionale, che già di per sé è contraria alla Costituzione, in quanto non è opera di giuristi né tantomeno di operatori, ingegneri o manovali della ideologia giuristica. Quanti possono dire di non aver concorso ad operare per spezzare la dialettica tra i principi della democrazia formale e quelli della democrazia sostanziale, tra la prima e la seconda parte, su cui è stata edificata la Repubblica Democratica fondata sul lavoro e sulla sovranità popolare, in contrapposizione al primato dell'impresa, senza nemmeno la consapevolezza che anche la questione dello Stato altro non è che la forma storica, istituzionale e nazionale, sempre più internazionalizzata, ovvero sovranazionalizzata, di una questione sociale, della questione sociale aggravata sempre più in ogni Stato e nel mondo intero. Chi si ricorda dei piani di impresa? È ben fatto, ringrazio Baracore che ha mandato un ricordo in questo senso per averlo ricordato. Di cui ad esempio in quel di Reggio Emilia si pervenne ad un approfondito confronto tra Salvatore d'Albergo e Pietro Ingrao, pubblicato anche in un volume a loro nome. Chi si ricorda del DPR sui piani industriali di settore? Qui abbiamo, possiamo far vedere le nostre conferenze di produzione di settore che facevamo anche in provincia di Varese, la IRA, il tessile, l'avio, eccetera. Quindi chi si ricorda dei piani industriali di settore? Quando ci incontrammo con D'Albergo, mentre dalla segreteria del PC Lombardo, senza il sostegno degli altri segretari, non solo con quello di sindacalisti come Pizzinato, Lucchesi, Fenze, eccetera, ero in conflitto, con chi dal Nazionale e dal Parlamento sostenevano acriticamente il DPR sui piani industriali di settore, come Napoleone Colaiani, Margheri, Massimo Cacciari, principale responsabile di quel che oggi tutti vedono essere il disastro dei Brioli in Sicilia, che dovrebbero andare a prendere la collottola e portarlo lui da Venezia a Brioli. Perché lui era, come deputato del PC, era responsabile della politica industriale dentro il gruppo parlamentare del PC. Insomma, tutti i temi su cui Salvatore è immerso. Di lui, per spiegarlo ad altri, ad esempio, Tiziano Rinaldini, che era segretario della Fiomma FLM qui di Varese, disse, non il fratello, per spiegarlo a un ragazzo che non conosceva davvero, no? Disse che il braccio è la mente di Ingrao, senza il quale lo stesso Ingrao non saprebbe dare credibilità operativa a quel che sostiene. Ad esempio, in massa e potere Salvatore credeva molto, mentre Ingrao credeva sempre meno, fino a quello che poi per D'Albergo fu la goccia che fece traboccare il vaso. Salvatore era in contrasto con Trentin sui piani di impresa e specie sui cosiddetti diritti di informazione, che per il modo come vennero interpretati diversamente dagli anni 70 furono un inizio di un indebolimento prima e di un cedimento poi del sindacato e infine dello sbragamento totale anche dello stesso Trentino, da cui riemerse evidentemente la sua radice azionista. Lui era in contrasto su questa questione del diritto di informazione di piani di impresa. Allora Ingrao gli disse a D'Albergo: vieni che andiamo a cena con Trentino e superiamo il contrasto. D'Albergo lo salutò, o forse lo mandò anche a quel paese, e si diresse nella direzione opposta, quella del luogo di incontro e di Tarallucciarino. Una cosa indicativa nel contempo della forza, del rigore, sia intellettuale che morale di uomo, che non si può né allettare né tantomeno comprare.
Nel pieno della battaglia sul piano industriale di settore, quindi le riforme strutturali che negli anni 70 siamo riusciti a ottenere con le grandi note operaie di massa, quelli che Salvatore chiamava spezzoni e Berlinguer primi elementi di socialismo, mentre contemporaneamente con le aree metropolitane e comprensori si sovvertiva il ruolo e la funzione dell'autonomia locale delle province e delle regioni come soggetti della programmazione economica democratica e nazionale dal basso, ci si incontrò con Salvatore, io personalmente, e da quel 1978 Salvatore divenne quotidianamente parte attiva della lotta del movimento operaio sindacale lombardo milanese, ripeto, quotidianamente. Dopo anni di cui non ne parlavamo, Salvatore proprio 5-6 giorni prima della morte cominciò a ricordarlo e a ricordare come quando ci eravamo incontrati nel 78. Correggendo un poco anche il mio ricordo, mi ha rammentato il nostro incontro era avvenuto per merito di un uomo di Cerventi, poi divenuto pure segretario di Ometto, tale Ligas, che si rivolse ad Alberto dicendogli di stare alla larga da me, perché ero pericoloso e terribile. Cosa, anche questo credo significativa, che invece ad un posto spinse l'Alberto a cercarmi, perché lui stesso dice anche di me dicono la stessa cosa, tanto male. Una circostanza che testimonia, diciamo, anche in questo senso la sua diversità. Negli ultimi 10 giorni superava la barriera del dolore e della difficoltà di parlare, telefonando direttamente, credo facesse così con tutti, quasi come un segno per ricordare a parlare e suggerire tra le altre cose. 3 giorni prima della morte mi disse: bisogna e basterebbe che tu gli mandi le copertine dei libri su quello che ci fece prima e durante il centro lavoratore. In tale contesto avevamo avuto modo anche di far conoscere, di mettere in rapporto D'Albergo e Pirola, che appunto ebbe modo di riconoscere successivamente a Salvatore quella cosa di cui ho citato inizialmente, che ha riferito ad D'Albergo come uno di quei marxisti che non si trovano più. La frase di Pirola che scriveva era proprio questa: ma dove sono ormai i marxisti? Meglio, i marxiani con cui ho lavorato la vita, figure esemplari di uomini tanto onesti quanto poveri per sobrietà di vita,